Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È un po' che non ci si vedeva, postazione nuova, poi vi spiegherò anche come mai ci sono state così tante assenze lungo questi mesi, un po' di più diciamo della stagione estiva, magari in un video risposte alle vostre domande. Postazione nuova appunto, partiamo con questo video con una nuova miniserie dedicata al Trono di Spade. Vi avviso già che se non avete visto fino alla fine della settima stagione dovete stare attenti perché ci potranno essere, non è sicuro, ma ci potranno essere diversi spoiler lungo questi video. Partiamo con uno un po' veloce, un po' leggero e faremo un recap delle spade di acciaio di Valiria. Vedremo perché, insomma, vediamo le spade principali della serie. Bene, ho detto già fin troppo, partiamo con la sigla e poi andiamo a esporre tutti i vari argomenti che ho anticipato. Che gioppo, che gioppo, che gioppo! Partiamo puntualizzando che questi video verranno diciamo basati sulla serie TV e non sui libri. In questa prima piccola puntata andremo un attimino ad analizzare quelle che sono le spade di acciaio di Valiria, non solo spade, ora lo vedremo a breve. Sono molte di più di quelle che vi dirò quest'oggi, ma vediamo di andare a toccare quelle che comunque abbiamo visto o ne abbiamo sentito parlare appunto nella serie TV. Perché è tanto importante parlare delle spade di acciaio di Valiria? Perché, come abbiamo visto, è uno dei pochi metodi per fermare gli estranei, i White Walkers e co. Questo perché? Perché queste spade di Valiria, questo acciaio, venne forgiato tramite incantesimi, quindi non è solo un metallo altamente pregiato con delle caratteristiche per così dire speciali, ma proprio anche diciamo intriso di potere magico. Essendo caduta in rovina la città di Valiria, tra l'altro non ci sono possibilità di averne di nuovi, non potremo trovare nuovi artefatti forgiati da poco, tranne un dettaglio che vi dirò a breve. Ma appunto le armi sono veramente poche e per lo più sono in possesso delle più grandi casate del continente, appunto dove si svolge la storia del Trono di Spade. Iniziamo con Veleno del Cuore, spada in acciaio di Valiria appartenente a casa Tully. Nella serie lo vediamo quando Samuel la ruba appunto dalla sua famiglia, insomma dal salone di casa sua per così dire. La seconda spada è Lungo Artiglio, forse la più famosa, comunque la più vista nella serie. È la spada in possesso di Jon Snow e gli fu regalata da Yeor o Georg Mormont, l'allora Lord Comandante dei Guardiani della Notte. Ve la ricordate sicuro perché ha la peculiarità di avere una testa di lupo ora in fondo all'elsa della spada, mentre in origine aveva un orso perché in quanto diciamo simbolo della casata Mormont. Passiamo a un'altra grande casata, ossia casa Stark, che in origine aveva un'unica grande spada, molto grande appunto, chiamata Ghiaccio. È la spada che impugna Ned Stark nella prima puntata quando decapita il malaugurato traditore guardiano della notte che fuggiva appunto dal primo avvistamento per noi pubblico degli estranei. La curiosità spiacevole, ahimè, è che la stessa spada Ghiaccio venne utilizzata da Ilyn Payne per decapitare lo stesso Ned Stark. La spada poi restò in possesso di Ilyn Payne fino a quando il buon vecchio Tywin Lannister se la riprese per farla fondere e per ricreare da questa spada altre due spade. Infatti, come vi ho detto all'inizio, era una spada particolarmente grande e da questa spada appunto ne nacquero altre due. Piccola parentesi, l'acciaio di Valiria è un acciaio che non può essere maneggiato da tutti i fabbri al mondo, solo determinati fabbri proveniente da una particolare città, ora non mi voglio dilungare troppo, e guarda caso ad Approdo del Re vi era uno di questi fabbri, non era Gendry ovviamente. La prima delle due spade fu nominata Giuramento da Brienne, che la ottenne in regalo da Jaime Lannister, come ben sappiamo, mentre la spada gemella fu donata a Joffrey Baratheon, che la nominò Lamento di Vedova. Alla morte di Joffrey la spada andò a Jaime. Per finire poi abbiamo una daga costituita da acciaio di Valiria e attualmente l'ha in mano Arya Stark, che tra l'altro la sa usare anche parecchio bene. Bene, questo è tutto per un recap di quelle che sono le armi attualmente più, diciamo, al centro dell'attenzione nella saga del Trono di Spade, parlo della serie TV. Sono degli strumenti fondamentali, sicuramente le rivedremo, verranno menzionate costantemente fino alla fine della stagione, della serie, scusate, dell'ottava stagione, che sappiamo arriverà, ahimè, fra 2 anni, e proprio per questo periodo di pausa ho deciso di fare questa serie di video, insomma, per poterne riparlare un po' e
sperare che il tempo passi più rapidamente. Tra l'altro sono fresco di un bel rewatch di tutte le 7 stagioni, mi sono fatto una maratona in altissima qualità, super concentrato, cercando di captare tutti i dettagli, mi sono annotato tutto, 3-4 pagine di appunti, e in base a questi appunti che vedete qua davanti, poi appunto strutturerò i video a seguire in seguito appunto a questo. Questo è tutto per questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate, ci becchiamo al prossimo appuntamento, non vi spoilerò di cosa vi parlerò, ci becchiamo appunto al prossimo video, un saluto da Kenny Chapo, ciao!